Di oggi io sono Carla Bellavia di Gruppama Assicurazioni, direttore risorse umane e organizzazione, e sono particolarmente contenta di darvi oggi il benvenuto. Come Gruppama è la quarta volta che partecipiamo al Dai-In, le ultime due come azienda sponsor insieme ad altri player prestigiosi. Anche quest'anno abbiamo deciso di occuparci di un tema un po' di frontiera. Un tema poco trattato, che è quello dei disturbi specifici dell'apprendimento. Chi ha seguito l'evento organizzato lo scorso anno ricorderà che di come cambiare i processi di selezione per tener conto delle persone con disabilità. Quest'anno invece abbiamo deciso di toccare un tema che è soltanto apparentemente di frontiera, perché in realtà, almeno qui in Italia, proprio in Repubblica ha pubblicato un dossier molto interessante proprio sulla scuola diversa, diciamo, e in questo senso proprio ha fatto un focus sul fatto che da 10 anni in Italia esiste una normativa che tutela gli studenti, quindi come sanno bene tutti coloro che hanno figli appunto di età scolare. Sappiamo anche che una volta completato l'iter scolastico, non sono più previsti supporti per queste persone che entrano nel mondo del lavoro. L'articolo di Repubblica, che ho scorso proprio in questi giorni, stimava che circa il 5% della popolazione scolare ha diciamo, bisogno di servizi speciali, quindi non parliamo assolutamente marginale della popolazione. La domanda a questo punto è, ma le aziende sono pronte per accogliere questi ragazzi che escono da percorsi di studio nei quali sono stati sfruttati? In che modo le aziende possono facilitare la crescita di persone che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, che in alcuni casi si limita moltissimo attraverso il percorso scolastico, ma in altri casi rimane anche diciamo, nella vita? Quest'anno il tema del Dai-In è legato appunto alle alleanze, abbiamo deciso di allearci con un partner importante che tra l'altro è Allianz, che è un po' un gioco di parole, ma in realtà non lo è. E quindi passo la parola molto volentieri ad Elisa Croci, che insieme a noi ha conseguito e portato avanti l'idea di questo workshop. A te, Elisa. Grazie Carla, anche da parte di AGCS benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Prima due parole per ringraziare il gruppo AMA per aver voluto condividere con noi questa sessione e devo anche dirvi che è grazie al loro supporto e alla loro esperienza, come ha detto Carla, loro partecipano al Dai-In da diversi anni che siamo arrivati fino a qui, abbiamo costruito questo percorso a cui io devo dire mi sono molto molto appassionata. Quindi grazie Carla, grazie Chiara che è dietro le quinte, perché se siamo qui tutti oggi è davvero grazie al loro supporto. AGCS Italia partecipa per la prima volta al Dai-In e quest'anno abbiamo accolto l'invito di Arra ad essere presenti, anche se devo dirvi che Allianz Global Corporate and Specialty è un gruppo internazionale e ha partecipato in altri paesi, in Europa e non solo, alle passate edizioni. Quest'anno abbiamo preso noi il testimone con l'intento e l'impegno di rinnovare e promuovere la diversità. E soprattutto l'inclusione, come diceva Carla, in azienda. E quando con i colleghi che sono qui, ma anche con quelli che conoscerete durante le sessioni di questi giorni, abbiamo dovuto decidere quali temi portare, come portarci avanti, io mi sono subito appassionata a questa tematica dei disturbi specifici dell'apprendimento, perché in tutta onestà siamo tutti noi lavoratori e professionisti, ma anche genitori, fratelli, amici di persone che ogni giorno devono convivere, con questo disturbo e, come diceva Carla, che parte dal mondo della scuola e poi approdano al mondo del lavoro. E quindi ci siamo chiesti, se, come diceva Carla, le aziende sono preparate a supportare queste persone.
Ora non mi dilungo ulteriormente, vi rinnovo i miei saluti e mi auguro che quest'ora e mezza che trascorreremo insieme con i nostri speaker e i nostri relatori, ci lasci tante informazioni, magari anche qualche domanda che faremo durante il percorso e magari che potremo esplorare anche dopo. A voi. Allora a questo punto non ci resta che avviare i lavori. Nel nostro pomeriggio ci accompagneranno tre persone che vedete qui con noi. Il moderatore, diciamo un po' la nostra guida, sarà Daniele Regolo, che è un amico di lunga durata, nonché nostro anche, come dire, consigliere in alcuni casi su come gestire certe tematiche legate alla diversity e alla disability in particolar modo. E poi abbiamo Daniele, è founder di JobMeToo ed è anche Diversity and Inclusion Ambassador del Tisano. Elio, benvenuti, che parteciperà appunto al dibattito, membro del Comitato di Essea del Lavoro dell'Associazione Italiana di Eclessia. E last but not least, Gianmarco Galanti, fondatore della Federazione di Disability Manager, la FEDMAN. A voi la parola e Daniele. Grazie, grazie Carla e Elisa ovviamente per questa introduzione e questa presentazione. Io sono veramente, può sembrare un po' una frase fatta, ma sono veramente onorato di essere qui insieme a voi a gestire questo workshop su un tema che diciamo subito, entriamo subito nel vivo, riguarda le disabilità invisibili con tutto quello che comporta. E adesso cercheremo anche di andare seguendo un ordine logico che ci permetta di entrare nel tema di SA, di capirlo, di viverlo e capire anche dove siamo oggi e dove andremo. Quindi io ringrazio anticipatamente Elio e Gianmarco, che sono veramente amici di vecchia data anche loro, e comincerei con mostrare al pubblico un'immagine che adesso dovreste vedere. Confermate che si vede l'immagine. Ecco, allora, la cosa più difficile quando si parla di una disabilità è immedesimarsi. Io ho una disabilità uditiva profonda fin dalla primissima infanzia e tante volte, senza assolutamente presunzioni o cattiveria, ma semplicemente per ignoranza, si è creduto di poter capire quello che io ho vissuto. Non è facile spiegarlo. Allora, possiamo però avvicinarci un po'. Se io faccio vedere questa immagine a tutti noi, o quasi immagino a tutti noi, susciterà subito un senso di difficoltà. Ecco, sottolineando subito, e poi do la parola ad Elio, che non è questa un'immagine che vale per tutti. Questa immagine serve per creare empatia, per dare un esempio, per far capire che effettivamente leggere o capire anche solo qualche parola di tutto lo scritto è una vera impresa. Percepiamo difficoltà, io sono in difficoltà. Non riesco a capire nulla, dovrei smettere quello che sto facendo, concentrarmi con la matita, far continuare le linee e tirar fuori qualcosa. Sono in difficoltà. Ecco, questo è il punto di partenza. Il punto per far capire una persona con DSA, e DSA non è solo dislessia, come spesso viene comunemente associata, adesso lo vediamo con Elio, è un insieme di disturbi neurologici di spettro più ampio. Quindi, con questa immagine di sicuro impatto, io chiamo subito Elio alla parola e spiegarci, tu l'hai detto mille volte, e mille volte io devo dire cos'è la sordità, però dobbiamo sempre sapere, e tu lo sai bene, che siamo davanti a persone che per la prima volta ci ascoltano. Quindi spieghiamo in parole semplici, aiutati da questa immagine, che cos'è la DSA, Elio. Da parte dell'Associazione Italiana di Dislessia per questo invito, per noi è un momento molto importante poter discutere nell'ambito professionale delle persone con DSA, in particolar modo in un'accezione positiva, visione di difficoltà, ma una visione di opportunità e di gestione di una condizione.
E giustamente è stato detto che questo tipo di carattere mostra non tanto come noi leggiamo, come noi dislessi, perché io stesso sono un dislessico, ma più che altro mostra la difficoltà. E giustamente una delle difficoltà anche da comprendere è proprio l'invisibilità della nostra condizione. Se io fossi un non vedente, ad esempio, voi anche in maniera solo stereotipata comprendereste la mia problematica, non mi chiedereste storie. Un dislessico, come molte altre condizioni di diversità invisibili, immediatamente non si notano, e quindi vedere la difficoltà che compare all'improvviso di una persona che sembra in una condizione di normalità crea stupore, crea incomprensione. Appunto, DSA è il termine più corretto perché vuol dire disturbi specifici di apprendimento, perché dislessia è comunemente utilizzato anche nell'ambito anglosassone come dislexia. Ma la dislessia è solo la difficoltà della lettura, cioè avere una difficoltà di quel tipo. Un dislessico può avere diverse difficoltà, può essere disgrafico, cioè avere la difficoltà di scrivere correttamente, collegato anche a una certa disprasia, che è la difficoltà proprio muscolare di dare una sincronia fra il pensiero e ciò che deve agire nella propria mano, ad esempio, quando scrive. Poi c'è la disortografia, gestire tutto l'ambito della regola grammaticale e nelle lingue non trasparenti. Questo diventa ancora pratico, ad esempio, nell'inglese. C'è altre questioni come la disnomia, la difficoltà di ricordare nomi immediati, ci sono diverse difficoltà, la discalculia che deve gestire non il ragionamento matematico, perché il dislessico cioè può avere il ragionamento matematico, ma la gestione tecnica del calcolo. Tutte queste concause, peraltro, hanno una particolarità, perché possono essere in comorbidità con diversi gradi di difficoltà. E soprattutto, essendo non un problema cognitivo, la persona, specialmente in fase adulta, trova diverse soluzioni migliorative per se stesso. E quindi cosa succede? Che nessun dislessico guarda l'altro. Questa è l'altra condizione. Io conosco un dislessico, penso di aver compreso la questione, e poi scopro invece che c'è un'altra persona che è magari fortemente discalculico, ma fa l'ingegnere e come è possibile? Perché è una capacità cognitiva che gli ha permesso di gestire il ragionamento matematico al di là della difficoltà di calcolo. Aggiungo che noi parliamo di dislessia in questo momento nell'ambito lavorativo non perché sia una novità. La dislessia nell'ambito lavorativo c'è sempre stata. Semplicemente nell'ambito italiano l'associazione esiste da 20 anni e quindi incomincia a esserci la prima generazione di dislessici dopo la mia. Una generazione consapevole e quindi si interroga come presentarsi nell'ambito dell'adultità, nell'ambito del lavoro. Ci hai dato una panoramica molto chiara. Continuo un attimo con te, su una delle tue parole chiave, ognuno ha le proprie, la funzionalità. Ecco, tu spesso insisti su questo termine. Ecco, spiegaci quanto è importante per te la funzionalità, cioè capire come legare questa, chiamiamola condizione, trattino disabilità, perché poi dopo vedremo che può essere l'una e può essere l'altra. Ecco, il discorso della funzionalità, del funzionamento. Dici qualcosa su questo perché quando parli di funzionalità mi si accendono delle lampadine. La funzionalità nell'ambito, ad esempio, lavorativo, comunque nella condizione di vita, è la chiave di volta che trasforma una condizione di diversità o di disabilità da una condizione escludente a una condizione di eventuale normalità. Perché le diversità si misurano sulla funzione dove esiste una difficoltà o dove non esiste la difficoltà. Quindi, sempre di più esistiamo in una condizione dove a volte l'etichetta della diversità va spiegata, ma gli strumenti, le soluzioni per quelle diversità spesse volte possono anche essere simili, possono essere universali, proprio perché a livello funzionale la difficoltà esiste. Io vi faccio un esempio molto funzionale. Io lavoro nell'ambito assicurativo. 15-20 anni fa io non avrei mai potuto fare questo lavoro. Probabilmente, perché la gestione contrattualistica cartacea, la gestione del calcolo di polizza, la gestione dell'analisi finanziaria mi avrebbe dato molte problematiche a livello tecnico col cliente, soprattutto nella gestione, cioè, il cliente si aspetta che tu sia chiaro, comprensibile. Oggi io lavoro con un software all'interno di un tablet che mi è fornito dall'azienda e questo software mi permette di gestire tutta la contrattualistica immediatamente, gestire i calcoli di polizza, mi permette sostanzialmente di evitare quei problemi di infunzionalità che la mia condizione mi creava e quindi di azzerare la mia difficoltà. E la cosa più importante, questo strumento
strumento pensato specificatamente per me, ma uno strumento che ho dato a tutti i miei colleghi e quindi mi permette di lavorare in sincronia con la comunità aziendale, perché una delle cose fondamentali nelle soluzioni funzionali è che ci sia sincronia con gli altri, perché se io ho uno strumento anche fra i più eccezionali che mi supporta, ma poi non è sincronizzato col resto della comunità aziendale, io rimango una monade, rimango isolato, rimango non al passo con gli altri. E questa è una delle soluzioni che dimostra che le persone con diverse diversità nel mondo del lavoro oggi, con soluzioni standard, possono essere pienamente produttive e superare le loro problematiche. Elio, quello che ci hai raccontato è molto importante e va un po' ad anticipare, come un antipasto, quello che diremo dopo. Intanto chiedo a Gianmarco, che intanto saluto ovviamente, anche ecco, questo discorso delle disabilità invisibili. Allora, noi sappiamo che è recente uno studio dell'Istituto BESTA di Milano nell'ambito di un progetto europeo che un quarto dei lavoratori europei soffrono di una o più malattie croniche. La maggior parte di queste malattie sono invisibili, ma creano degli impatti. Quindi, allargando un attimo lo spettro, perché comunque parliamo di temi aziendali, quindi di disabilità invisibili, quali che esse siano. Ecco, quali sono, alla luce della tua esperienza di disability manager e non soltanto, una cassetta degli attrezzi, come la vogliamo chiamare, dei consigli per avvicinare, avviare le aziende, perché ogni percorso, questo lo dico sempre con molta forza, va gestito anche con i giusti tempi. Non possiamo avere troppa fretta. Le aziende hanno i loro tempi e quindi noi dobbiamo anche rispettare alcuni tempi, non sono per forza negativi, però bisogna fare dei passi in avanti. Quindi parlaci un po' delle disabilità invisibili in azienda. Ti ringrazio Daniele e innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti personali e da parte di tutta Fedman per essere presenti in questo evento e quindi ringrazio AGCS Groupama per l'invito. E riprendo il tema invece delle disabilità invisibili, che è un tema estremamente delicato. È un tema delicato perché va a toccare il rapporto tra la sensibilità individuale di ciascuno di noi e l'ambiente, in questo caso l'ambiente lavorativo. Il rapporto tra le condizioni di una persona e l'ambiente sono fondamentali quando si parla di disabilità, intesa nel senso più esteso possibile. Sappiamo che le più recenti, le più attuali definizioni parlano di distanza tra una situazione personale di salute e le condizioni, l'ambiente in cui si opera. Fermo restando che le condizioni di una persona sono quelle che sono, l'ambiente è fondamentale. L'ambiente è fondamentale perché un ambiente ben costruito, cose che riprenderemo, già prima hai detto ad Elio che alcuni temi verranno ripresi, ovviamente anche in questo caso riprenderemo più volte sotto diversi punti di vista gli stessi argomenti, ma un ambiente favorevole è un ambiente che diminuisce l'impatto di una condizione personale, sfavorevole. Perché dico questo? Perché quando una persona ha una condizione personale che lo mette in dubbio se rivelare o no questa stessa condizione agli altri, ai suoi colleghi, ai suoi superiori, è importante appunto l'ambiente in cui si opera. Se l'ambiente in cui opera è già nativamente, prima della sua presenza, un ambiente attento, diciamo con termini più attuali, inclusivo, un termine che più volte riprenderemo nella giornata di oggi, ci sarà meno necessità, probabilmente, che questa sua condizione particolare possa dover essere sottolineata. E questo è un tema importante. Quando parliamo di inclusione, quando parliamo di ambiente, è fondamentale tenere conto di tutti i possibili casi, situazioni, in cui tutti i dipendenti o comunque collaboratori, che
che praticano e vivono in quell'ambiente possono essere. Quindi più siamo in grado di costruire un ambiente che in termini architettonici, in termini di relazioni umane, in termini di modalità di lavoro, permette un agio lavorativo, appunto, una comfort zone ampia, al più ampio grado il numero di persone, più difficilmente avremo situazioni critiche, in cui la persona si arrivi al punto di chiedersi ma lo devo dire o no? Perché questa è la vera domanda che si pone ciascuno di noi, alla fine è una domanda personale. E a questa chiaramente non si può dare una risposta secca, perché dipende chiaramente dalle sensibilità di chiunque e anche appunto dalle, diciamo, relazioni interne che ci sono all'interno dell'ufficio, del team di lavoro. Ma l'azienda cosa può fare? L'azienda ha la necessità, il dovere di venire incontro il più possibile, lo vedremo più avanti, e anche direi una certa convenienza alle situazioni di ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori. Quindi come può fare? Beh, innanzitutto, come abbiamo detto prima, creare di per sé, a priori, indipendentemente dalle condizioni dei propri dipendenti, un ambiente aperto, inclusivo, accessibile, in cui ciascuno possa trovarsi al meglio. Rendere evidenti quelli che sono gli strumenti. Ad esempio, se, e ne parleremo più avanti, il disability manager è presente in azienda o il diversity manager, che a volte riassume nel suo spettro lavorativo anche la parte di disability, allora è chiaro che metterlo in evidenza a tutti i suoi dipendenti è importante. Dicendo che non si può andare a fare un'indagine personale, naturalmente, sulle condizioni di chiunque, a meno che non ci sia la volontà personale di esternare le proprie condizioni, lo strumento principe in questo caso, però, è quello dell'indagine. L'indagine periodica, che deve essere un'indagine che permette di rilevare lo stato di vivibilità all'interno dell'azienda di ciascun dipendente. Chiaramente le indagini sono anonime, lo sappiamo tutti e devono esserlo, danno informazioni statistiche che sono importanti, ma nell'anonimato danno anche informazioni puntuali. Se rilevo che qualcuno nella descrizione del proprio lavoro manifesta difficoltà in termini operative, difficoltà con l'utilizzo di strumenti, di colloquio con i propri colleghi, allora è il caso di rendere più evidenti e manifeste quelle che sono in azienda le soluzioni che possono essere utili e soprattutto la presenza di figure quali disability manager che possono venire incontro a queste situazioni. L'attenzione chiaramente è fondamentale, al di là di ogni indagine, naturalmente, che non può essere fatta solo una tantum, deve essere periodica. E poi ovviamente l'attenzione dei colleghi e dei responsabili del team di lavoro che permettono di aiutare le persone e i disability manager nell'affrontare il sistema. Marco, grazie. Hai descritto in modo esemplare il quadro. Io mi permetto di aggiungere un esempio proprio banale. Se noi abbiamo in un'azienda una riunione al settimo piano e il dipendente con disabilità arriva in autonomia al settimo piano, il problema non esiste. E questo è quello che noi cerchiamo di far capire. Cosa succede? Succede che nel caso del dipendente con una disabilità fisica, motoria, anzi siamo precisi, motoria, è più facile capire dove andare ad agire. Con le disabilità invisibili questo è più difficile. E tu hai molto ben descritto che ragionare in termini inclusivi, quindi anche con l'ausilio di figure specializzate come un disability manager, su cui dopo poi ti farò delle domande, previene la difficoltà, aumenta il livello di inclusione, non si raggiungerà un ambiente perfetto che giustamente deve essere regolarmente testato, bisogna regolarmente chiedere in modo anonimo per capire le zone d'ombra, le zone in cui effettuare delle azioni mirate, ma già siamo sulla buona strada. Quindi mi piace molto questo capovolgimento di prospettiva che hai dato. Ma tornando adesso alla parte del lavoratore, torno ad Elio,
alla domanda difficile che faceva Gianmarco. Parliamo del tuo caso specifico, parliamo di Elio Benvenuti con il suo vissuto, la sua storia, il suo modo di essere. Dirlo o non dirlo che si ha un disturbo specifico dell'apprendimento? Lo so che è una domanda personale, però No. è utile, la tua voce è molto importante oggi. Quindi Gianmarco diceva, ognuno fa un po' come giustamente si sente. Cosa hai fatto tu e perché? Ma guarda, ricollegandomi alle parole di Gianmarco, sicuramente nel dire o non dire anche il contesto, quando tu incontri un'azienda dove ti rendi conto che esiste una sensibilità intelligente sulla questione, allora cambia la tua prospettiva. Mi piace collegarmi a lui soprattutto per mostrare la sua professione, che è un disability oppure identity manager, quindi è un manager, non è una figura di sostegno o di assistenza, è un gestore di uomini e di e donne e di processi, e quindi vede la diversità come un'opportunità con delle condizioni al suo interno dover gestire. Ecco, io personalmente, quando ho incominciato a incontrare aziende dove ho notato questa sensibilità dalla parte del mio reclutatore, allora io ho avuto la possibilità di raccontare la mia condizione, ma soprattutto dopo che ho imparato a raccontarla, perché per un dislessico la propria condizione è invisibile anche a se stessi a volte. Spesso a volte i dislessici poco sanno della loro condizione, non hanno neanche una diagnosi. Per quello come associazione abbiamo realizzato proprio dei corsi di supporto per le persone con DSA, anche in collaborazione col Ministero del Lavoro, peraltro, proprio per aiutarli a dare un bilancio delle loro competenze, quindi parlare davanti a un selezionatore, spiegando eventuali difficoltà, se esse ci sono, perché poi c'è dislessico, dislessico, lavoro e lavoro, ci sono condizioni, un dislessico non deve necessariamente raccontarlo, rimane un problema, un fatto proprio. Ma soprattutto quando racconta le sue difficoltà, spiegare come nella condizione di competenze che ha sviluppato anche grazie alla sua situazione, riesca a essere un'opportunità per il datore di lavoro, cioè dimostrare che le difficoltà, se esistono, sono secondarie. E soprattutto sono facilmente ormai gestibili. Perché dico opportunità? Perché vi faccio un esempio pratico. I dislessici, la mattina e la sera, nel gestire qualsiasi condizione quotidiana, devono sempre trovare soluzioni leggermente diverse, avere una visione diversa della condizione circostante, leggere un orario, fare una mail in sincronia con gli altri. Quindi sono abituati a pensare a soluzioni differenti. Questo crea una duttilità mentale che in un ambito aziendale può essere oro, naturalmente se la persona ha una competenza, una capacità, perché poi deriva ricordiamoci che la dislessia è una caratteristica, poi c'è l'uomo che è intelligente, capace o non lo è con questa caratteristica. Quindi, oppure la capacità di un dislessico nel saper comprendere a chi chiedere aiuto può sembrare un problema, ma se fatto con intelligenza, vuol dire che è una persona che sa selezionare le persone migliori per supportarlo in un progetto. Quello che fa un manager. Un manager è una figura che non sa fare quello che sanno fare gli ingegneri, ma sa selezionare gli ingegneri migliori perché lo possono fare. E quindi per quello io ho imparato quando ho avuto consapevolezza e ho trovato davanti a me un interlocutore che mi comprendesse. Prima no. Prima io non riuscivo a farmi assumere per lavori anche basici, perché appena mi chiedevano magari di fare il curriculum a mano sul momento, vedevano la mia disgrafia e l'interlocutore, se io non sapevo spiegargli la mia condizione, certo che si temeva, perché il problema dell'invisibilità è che nell'interlocutore crea paura, crea ignoto, cioè come gestisco una persona con una questione che non riesco a vedere? Non riesco a capire. Quindi spiegarsi è fondamentale. E da lì poi parleremo dell'università perché è un collegamento secondo me molto importante in quel caso. Conoscevo benissimo la tua risposta, ma la riascolterei e la riascolterò mille volte, perché tu giustamente metti in luce il primo passo della consapevolezza. È molto bello questo aspetto. Nel momento in cui io sono consapevole di me, divento anche selettivo, quindi non subisco l'incontro con l'altro. Dimentichiamo adesso il reclutatore del personale, ma parliamo in generale. Non lo subisco, ma mi ci relaziono alla pari. Altra cosa,
che non c'entra con questo workshop, ma la metto dentro perché mi è molto cara, ho anche scritto qualche cosa su questo. Tu hai detto che all'inizio facevi difficoltà e oggi sei un professionista affermato. Io ho seguito lo stesso percorso per un altro motivo, per via della sordità. E quanto ci siamo persi tu e io, Elio? Mi permetto un momento di confidenza, ma sempre rivolto al pubblico. Quanto abbiamo perso tu e io, Elio, in occasioni, in stipendi mancati che non abbiamo avuto per tanto tempo? La disabilità quanto ci ha impoverito? Ecco, questo è un tema su cui c'è ancora troppa poca luce. La disabilità porta impoverimento. Non dimentichiamocelo. Ho suonato una campanellina giusto per ricordarlo. Non lo dimentichiamo. Andiamo avanti, però sappiamo che esiste questo problema. Perché se uno vede Elio e lo percepisce, perché si percepisce come un professionista che sa quello che dice, sa quello che fa, e sapesse anche tutto quello che ha dovuto percorrere per arrivarci, beh, io vi dico una cosa, io se fossi il datore di lavoro di Elio sarei orgoglioso di avere una persona così. Perché? Perché lui diceva, quando io non riesco ad arrivare da A a B secondo la via ordinaria, devo escogitare altre strade. Quindi anche questa particolarità, non vado fuori tema, la dico e chiudo, di essere dei problem solver, di essere capaci di trovare delle soluzioni alternative delle persone con disabilità, non è un mito, ma per carità, chi più chi meno, però è la verità quotidiana che a un'azienda fa sicuramente comodo avere delle persone che invece, questo è uno slogan, invece di creare problemi, i problemi li risolvono. Quindi grazie per averci descritto questo aspetto. Siamo perfettamente nei tempi. Anche perché i tempi dell'online ci richiedono, ma bravissimi, non ho dovuto richiamare nessuno. Vorrei coinvolgere adesso il pubblico, già un po' aiutato, ma non troppo, ovviamente, per un sondaggio, in cui vogliamo provare a capire, dovrebbe vedersi la slide adesso. Potete scriverlo in chat, poi le commentiamo man mano che le risposte arrivano. Quali sono, secondo voi, gli strumenti per agevolare il lavoratore con DSA in azienda? Intanto che rispondete in chat, chiedo a Gianmarco di cominciare un po' a parlarci in modo generale, perché appunto se no suggeriamo le risposte a chi ci segue, sugli accomodamenti ragionevoli. Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli? Ce lo spieghi tu, Gianmarco, perché è un termine ancora non del tutto conosciuto. E cosa rappresentano? Mi fermo qui, lascio te. Parliamo degli accomodamenti ragionevoli. Intanto che le risposte arrivano e io comincio a guardarle. Daniele, beh, incomincio con la definizione di accomodamento ragionevole che male non fa. Sono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. Questa è una definizione che contiene il mondo. Contiene dentro il perché dobbiamo parlare di inclusione lavorativa, contiene il come dobbiamo parlare di inclusione lavorativa, ma rimaniamo coi piedi per terra, anche perché i minuti non sono tanti. Si parla di accomodamento ragionevole, per dirla in termini un attimino più pratici, sono tutte le soluzioni o gli strumenti tecnici oppure soluzioni pratiche, o anche procedurali a volte, che possono essere messe in atto nei limiti di una ragionevolezza di impegno, cosa necessaria. Ricordiamoci che stiamo parlando di aziende e le aziende, lo sappiamo tutti, hanno al di là di tutte le mission che ha ciascuna azienda, ma deve fare profitto. È necessario che ci sia un'attenzione anche all'aspetto economico. Questa attenzione non è un'attenzione che decide chiunque, la ragionevolezza fa parte di quelle indicatori che sono comunque la base del nostro vivere e del nostro modo di decidere.
lo strumento quando è necessario? Beh, lo strumento, o meglio, l'accomodamento ragionevole, che ripeto, è lo strumento principale d'azione di un disability manager, comunque di un'azienda, per venire incontro e colmare quel canyon, quella distanza che vi può essere tra l'ambiente e la condizione di salute di una persona, necessariamente può essere una soluzione che ovviamente dipende dalle persone, ma ovviamente, e riprendo quanto dicevo prima, dipende da quanto è già inclusiva l'azienda. Faccio un parallelo con un concetto, l'universal design. L'universal design, o design for all, può essere declinato in vari modi. È quel modo di progettare oggetti, ma non solo, anche di progettare sistemi e processi che tengono in conto il più possibile delle esigenze delle persone, in qualunque condizione di salute si trovino. Ovvio che è praticamente impossibile pensare a un oggetto che possa andare bene a qualunque condizione di salute che possa avere qualunque persona, è evidente. Rimaniamo nell'ambito della ragionevolezza e dei piedi per terra. Ma se un'azienda si dota di strumenti, ovvero banalmente schermi grandi per tutti. Oppure, più banalmente ancora, ognuno che abbia o meno una disabilità, una condizione di salute particolare, possa scegliere all'interno di un parco, naturalmente, che tipo di strumenti preferisce usare. Questo mette in una condizione di uguaglianza a tutti, uguaglianza nel senso buono del termine, che non è ugualitarismo. Uguaglianza significa io posso scegliere quello che mi serve per essere me stesso, per poter dare me stesso il mio contributo all'azienda. Questo è al limite, all'interno chiaramente di alcune scelte possibili. Questa è una possibilità che mette già in partenza l'azienda in una situazione buona. Pensiamo ad esempio al rumore di fondo, una banalità, ma pensiamo quando eravamo tutti, e questo è un altro tema che andremo a toccare in azienda, nei nostri begli uffici, nei nostri begli open space, che hanno forme e dimensioni diverse in funzione di dove ci si trova. Sappiamo tutti che vi sono delle zone o dello stesso open space o palazzi diversi che hanno riverberi fastidiosi, rumori fastidiosi. Questo per alcune persone è più un danno che per altre. Laddove c'è una sensibilità a livello uditivo o anche comportamentale a fronte di alcuni stimoli, è necessario che ci sia un ambiente, non dico silenzioso naturalmente, ma tranquillo. Basta poco, basta mettere pannelli fonoassorbenti di qualunque stile, questo poi dipende dalla storia dell'azienda e da come vuole approcciare il problema, ma basta poco. Sono piccole attenzioni che creano di default un ambiente che, in parallelo, come dicevo prima, all'universal design, è più accomodante per molti. Poi, naturalmente, ci possono essere necessità di soluzioni specifiche, quello sì. Andando e non rubo la parola a Elio, ma giusto lo introduco a parlare di DSA, le soluzioni più standard sono stranamente alla portata di tutti, ma altrettanto stranamente non sono conosciute. Lo stesso Office, delle marche più note, che non cito, ma che abbiamo quasi tutti in azienda, le suite che permettono di comunicare un po' con tutti, in particolare la parte testuale e le mail, sono dotate nativamente di strumenti che possono essere utilizzati per migliorare la visibilità e l'accessibilità del testo. A vari livelli, con varie funzioni, ma pochi, anche tra gli addetti ai lavori, le conoscono, pur essendo nel menu principale. È molto positivo che un'azienda proattivamente organizzi corsi che non sono impegnativi, non sono 1.000 ore di lavoro, ma per tutti i propri dipendenti, non solo per qualcuno. Non creiamo stigma, non creiamo differenze, perché qualcosa che va bene per qualcuno va bene per tutti. Qualcosa che aiuta qualcuno può, ne non necessariamente sempre, aiutare qualcun altro in altre situazioni. Questo
Quindi creiamo piccoli corsi in cui ci viene spiegato l'utilizzo degli strumenti per ingrandire lo schermo, le lenti di ingrandimento, evidenziare una riga e così via, cambiare anche i caratteri in certi casi, ma qua sicuramente egli andrà più nei dettagli. Andando un attimino più nello specifico, se in un team di lavoro io so che io responsabile, capo area, responsabile del team, so che c'è qualcuno che lo ha dichiarato, è persona con DSA, allora cerchiamo almeno all'interno delle comunicazioni del team di usare magari non i template standard a volte più orientati a stili e grafie che sono frutto di storie aziendali, ma a volte non sempre molto comode di lettura per tutti, e questo è un altro tema che sarebbe da toccare. Usiamo nel nostro interno dei fogli, chiedo scusa, dei testi che vengono scritti con dei caratteri che sono facilmente leggibili, magari non densi, magari con uno stile che possa essere apprezzato da tutti, dove la grafia viene sostituita da dei disegni sostanzialmente, in certi casi, che permettono una visione periferica da degli schemi. E last but not least, e mi collego a quanto detto prima, nelle riunioni, se io so di avere, questo vale sempre, vale per tutti, ma in particolare quando la cosa a volte non è così evidente, sfruttiamo le caratteristiche di ciascuno. Se io so che una persona con DSA che ha qualche difficoltà magari di lettura, ma so che proprio per questo, come è stato ricordato prima, ha sviluppato delle capacità di visione laterale, di capacità di problem solving diverse, utilizziamole nei nostri team. Non solo per quello, perché noi non siamo macchine, siamo esseri umani a 360 gradi, con i nostri pregi e i nostri difetti, ma i pregi ci sono anche quando ci sono dei difetti evidenti. E allora valorizziamoli, e questo è un tema che riprenderemo quando parleremo del disability manager. Marco, grazie, è un piacere ascoltarti in modo così fluido e anche pieno di contenuti e di stimoli. Tocchi anche dei temi che meriterebbero come la progettazione inclusiva, il design for all dei convegni a sé. Ma scendendo più nello specifico, è arrivata un'osservazione, una domanda, quindi ne sto vedendo anche altre. Allora, qui c'è una domanda, in realtà ce la teniamo per dopo la risposta. Una delle risposte al sondaggio, parlava di ingranditori di schermo. È una risposta giusta, è vicina alla realtà, c'è anche altro. Dici ora nel tuo caso specifico quali sono gli strumenti di cui tu ti avvali tutti i giorni. Ma guarda, innanzitutto non esiste la soluzione universale, tanto più una diversità, ma come in tante altre diversità, perché appunto chi ha una diversità è una persona e nella sua vita sviluppa anche ha soluzioni diverse. Quindi quello che può andare bene per me non necessariamente può andare bene per gli altri. Ma la cosa importante, ad esempio, questa indicazione a schermo grande è una cosa che può essermi utile, ma io utilizzo altri strumenti. Quella lì la utilizzeranno. È importante sottolineare, come si stava dicendo prima, che gli strumenti odierni per le persone con DSA, come per tante altre diversità, appunto, sono già presenti e sono soprattutto già sincronizzati, come dicevo prima, con la, perché avere uno strumento all'interno del pacchetto Office, scusate se lo utilizziamo la stragrande parte delle aziende, ma anche in OpenOffice, anche in altre strutture, già all'interno abbassi, perché tu non devi più spendere per comprare un software per il tuo utente, ma soprattutto quel software utilizzerà il tuo metodo di audioscrittura o audiolettura, ad esempio, chiari, c'è un sistema di sintesi vocale che legge quello che io devo capire e o scrivo io detto trasformandolo in un testo, non ha, soprattutto non ha costi. Supporta il mio lavoro con gli altri, perché gli altri non devono aspettare che io faccia questo, il sistema lo fa già. Ma aggiungerei che è un sistema che è universale per tutti, perché a me capita spesso a volte di avere dei colleghi che mi chiedono come fare un'audiodittatura così comoda sul telefono, ad esempio. È uno strumento che supporta anche gli altri, come anche un carattere di leggibilità per leggere. Non aiuta a leggere chi ha una diversità, ma aiuta anche a leggere bene chi ha giorni di leggere magari 300-400 pagine di lavoro e
interrompe, che aiuta a leggere meglio, lo fa essere più produttivo, più capace, dare pensiero per altre tipo di attività. Questo è, secondo me, fondamentale sottolineare, che questi strumenti spesse volte esistono già e sono soprattutto funzionali per tutti. C'è un'agenda giornaliera con colori diversi per il giorno, per ogni giorno. È una cosa che aiuta, è arrivata adesso questa osservazione qui in Certo, chat. Bene. una cosa che non aiuta i dislessici, visto che hanno difficoltà nell'individuazione, ad esempio nel testo, è qualcosa che ha tutto lo stesso colore, tutta la forma, banalmente. I testi con carattere specificato non aiutano la lettura, quelli a bandiera aiutano a leggere meglio. Mettere colori diversi può essere una soluzione, perché aiuta a creare una discontinuità nella immagine che tu hai. E la cosa bella di questo esempio è che ormai l'agenda elettronica tutti hanno l'impostazione di colore diverso, quindi anche lì è una soluzione che ho già, che neanche devo chiedere all'azienda, perché il mio cellulare, io ho fatto l'aggiornamento del mio telefono, mi sono trovato un sistema che legge i testi sopra una pagina e mi trasforma automaticamente in un testo scritto da poter inviare WhatsApp, SMS. Quella soluzione lì, io ce l'ho sul mio telefono, neanche devo chiedere all'azienda di fare, ce l'ho già, ed è molto funzionale. Questo abbatte ancora di più il mito che questi accomodamenti irragionevoli, questi software siano costosi. Prima di tutto, a livello mondiale, la spesa media di un accomodamento irragionevole, adesso dollaro più, dollaro meno, perché l'avevo letto in dollari, è sui 600-700 euro, quindi una cifra irrisoria per un'azienda. Ma se si ragiona in modo inclusivo, anche qui ci vorrebbe un convegno ad hoc, ecco, vediamo che tante cose ce le troviamo già pronte. Questo secondo me è un aspetto fondamentale di cui tener conto. Siamo sempre nei tempi, sono felicissimo, non ho suonato la campanellina. Adesso unisco due domande in una per Gianmarco. Abbiamo parlato di questo Disability Manager. In due parole, chi è, cosa fa e se ci dici anche la Fedman, di cui anch'io con molta gioia faccio parte, perché è nata e quali obiettivi vuole raggiungere. Grazie Daniele. Allora, di nuovo riprendo un pezzo, non tutto, della definizione, perché bisogna sempre partire dalle definizioni. Il Disability Manager, nell'ambito lavorativo, è un professionista qualificato che interviene come responsabile di tutto il processo di inserimento, inclusione, integrazione socio-lavorativa delle persone con problemi di salute e in condizioni di fragilità all'interno delle aziende. Nelle diverse fasi. L'ho semplificata perché nel frattempo, grazie, Daniele, è comparsa anche all'interno dello schermo. Parliamo di manager. Sfatiamo un mito subito. Il disability manager non è un tuttologo. Non è l'uomo che risolve ogni problema. E mi permetto di fare un'analogia. Mondo scuola. L'inclusione è un processo, non è una soluzione magica, è un processo che coinvolge tutti. Così come a scuola l'inclusione delle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali, eccetera, eccetera, è e deve coinvolgere tutti, tutti gli insegnanti, tutta la dirigenza, tutti i compagni di classe, le famiglie e anche, grazie anche all'insegnante di sostegno. Non è l'insegnante di sostegno che fa l'inclusione, perché non è una persona che fa l'inclusione, per quanto bravo sia. Analogamente, nell'azienda, l'inclusione è un processo. È un processo che deve impattare tutti i livelli aziendali. Ovviamente, impattando tutti i livelli aziendali, è necessario qualcuno che coordini queste azioni, che abbia un'idea, che insieme a loro, insieme alla dirigenza e insieme ai manager delle diverse aree, stili un piano d'azione, un piano di inclusione per tutta l'azienda, cioè cosa fa l'azienda per poter essere inclusiva. E poi ci sono gli interventi specifici sulle singole dipendenti laddove e quando necessario.
Quindi Disability Manager, riprendo quello che diceva prima Elio, sa chi scegliere sostanzialmente, o meglio, lavora con i suoi colleghi, detta in altri termini, per poter fare in modo che l'azienda sia inclusiva. E in questo c'è tutta la parte di processo dedicata alla selezione, alla ricerca, all'inserimento, al mantenimento delle persone con disabilità in condizioni di fragilità, in particolari condizioni di salute, che siano preesistenti o che diventino tali durante il periodo lavorativo nell'azienda. Per far questo è necessaria una serie di competenze, ovviamente, che spaziano da competenze legislative, fiscali, HR, cioè capacità di gestione delle persone, anche e non solo, con un minimo di sensibilità al limite della psicologia, mettiamola così, e soprattutto un gran lavoro di squadra. Un gran lavoro di squadra che nelle due direzioni, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. È fondamentale il commitment dell'azienda. Non basta il disability manager, è l'azienda, è la dirigenza, sono le figure apicali che passano il messaggio, che deve essere messo in pratica, e a sua volta devono essere attente, quindi funzione di ascolto, di quanto, diciamo, dal basso verso l'alto, usando una visione classica dell'azienda, emerge dalle aree di lavoro, in modo tale da potersi adeguatamente dare le risposte necessarie. Perché dico tutto questo? Perché il mondo del lavoro e della situazione industriale italiana, lo sappiamo, è estremamente variegata. Ci sono delle grandi aziende, molte delle quali sono rappresentate anche all'interno di questo convegno come uditori e certamente come persone che sono qua al nostro fianco. Ma ci sono anche tante e soprattutto piccole e medie aziende. Piccole e medie aziende che hanno un atteggiamento rispetto all'inclusione che oggettivamente va, diciamo, procede a passi lenti. C'è più timore di disperdere risorse ed energie in qualcosa di non immediatamente percepibile come positivo. Sul fatto che sia positivo, ci ritorniamo alla fine quando parliamo di inclusione. Sul fatto che, possa essere non semplice, per questo esistono le figure specializzate, in particolare il disability manager, che chiaramente è frutto, è tale a fronte di un percorso specialistico che lo abilita, ma può operare sia come persona all'interno di un'azienda, o addirittura a capo di un intero ufficio, quando ci siano le dimensioni necessarie, oppure anche come consulente esterno. E questo chiaramente facilita l'utilizzo di questa risorsa importante per le aziende di dimensioni più piccole, evidentemente. Quindi è un facilitatore, parliamo di facilitatore di barriere, non entriamo nei dettagli, ma tutto il mondo dell'inclusione in qualche modo si può rappresentare in presenza di facilitatori e di barriere, che siano umane, di processo, di hardware, di software, di strumenti e di quant'altro. Il disability manager è il facilitatore dei facilitatori, coordina l'azienda in modo tale che si possa orientare il più possibile, dotare il più possibile di strumenti che per ciascuno possono essere utili nelle situazioni particolari e per tutti possono essere utili per migliorare il livello di health, di sanità, di salute all'interno dell'azienda, cosa che riprendiamo dopo perché è un tema molto interessante. Per Fedman, che visto che Tommaso. mi collego immediatamente su Fedman, mi pare che tu mi abbia chiesto anche questo. Sì, una battuta per far capire qual è la necessità di avere un'associazione, perché questa figura di cui tu hai parlato all'estero, non per fare sempre il tifo per l'estero, perché poi ogni territorio ha le sue peculiarità, ma è già più avviata che da noi. Fedman vuole dare un'accelerata. Ecco, due parole su questo aspetto perché credo che sia fondamentale.
Assolutamente sì, e riprendo quello che dicevi, è una figura relativamente nuova in Italia e sicuramente non molto conosciuta, pur essendo tecnicamente presente da non pochissimo, però di fatto non è molto conosciuta, e il fatto di associarsi in un'associazione, la FEDMAN, che si chiama Federazione Disability Manager, in acronimo, permette di dare maggiore visibilità, di dare supporto agli stessi disability manager associati con una serie di competenze e consulenze interne che ci incrociamo a vicenda, di dare supporto alle aziende, agli esterni che vogliono maggiori informazioni in merito, organizzando convegni o con risposte ad hoc con le varie mail che potete trovare sul sito naturalmente. Mi fermo qui, perché altrimenti, si vado a dilungare di troppo sull'argomento. È importante che sia il Disability Manager sia una figura che venga conosciuta. Per questo Fedman fa la Questo sua è il azione. punto chiave, esattamente, era proprio questo l'aspetto. Quando sarà finalmente ufficiale un albo, sarà anche tutto più facile a partire dalla formazione, perché io credo che le aziende stiano cominciando a capire la necessità di questa figura, come giustamente dicevi tu, potrebbe anche essere esterna in certi casi. Quindi è tutto un nuovo mondo che dobbiamo comunque accelerare. Allora, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Ho una domanda importante per Elio e poi chiuderemo. Siamo nei tempi, mi fa molto piacere. Siamo stati tutti molto ben equilibrati nell'esposizione. Sono arrivate nel frattempo anche altre domande che mi tengo per la parte question and answer. Allora, Elio, riprendo un po' l'introduzione che ci ha fatto Carla Bellavia all'inizio, quando parlava dell'attenzione che si ha nella DSA fino alla fine della scuola e poi punto di domanda. In questo punto di domanda tu ci hai tolto molti dubbi, ci hai portato una testimonianza importante, fondamentale, ma ci piacerebbe anche sapere non soltanto quello che tu fai in prima persona come lavoratore con DSA, ma anche quello che state facendo col comitato lavoro dell'associazione. So che avete dei traguardi ambiziosi. Un paio di minuti su questo per chiudere e poi andiamo alle battute finali. Beh, ti ringrazio per la domanda, che effettivamente poi la sensibilità sulla questione e superare anche un'idea che a volte si è ancora creata, quella che la DSA sia una questione più che altro scolastica. In realtà è una questione che va avanti, che porta la persona dalla tomba, non è una questione solo scolastica, anzi, un ambiente di lavoro che è un ambiente senza reti, fatemi dire. Non sapersela cavare è in una condizione fortemente escludente. Cosa facciamo noi? Noi facciamo diverse questioni, facciamo anche un lavoro di advocacy, tant'è che stiamo proponendo una proposta di legge che in questo momento è al Senato, in lavoro che proprio allargare la centralità nell'ambito lavorativo, nel supportare le aziende nei progetti proprio per valorizzare le persone con DSA. Perché noi, non essendo nell'ambito della legge 68, nella legge 104, non essendo nell'ambito della disabilità, abbiamo un punto fondamentale, abbiamo necessariamente per essere sul mercato reale, puntare sulle nostre capacità, perché sappiamo che le leggi che creano categorie protette danno diritti, ma a volte creano anche una certa acquiescenza nel chi li utilizza, se non vengono fatte progettualità intelligenti, come appunto utilizzare una figura professionale come il disability manager nel proprio ambito aziendale. Noi quindi abbiamo sviluppato dei progetti che vogliamo far diventare politica pubblica, non a caso stiamo collaborando anche con il Ministero del Lavoro. E questo progetto si chiama principalmente DSA Professional Work. È pensato portare le aziende che sono interessate a sviluppare questa progettualità sostanzialmente supporta sì nella selezione delle persone con DSA, mi si presenta una persona con DSA, come saperlo valutare al meglio per il mio ambito lavorativo, quali le condizioni nell'ambito lavorativo migliori perché la persona con DSA al pari degli altri possa mostrare le proprie competenze. Ad esempio la figura del diversity e del disability manager è fondamentale nell'attività, perché è proprio una di quelle figure con cui noi dialoghiamo in merito quando è presente in azienda. E poi diamo anche a questa azienda il riconoscimento del lavoro che sta facendo.
non soltanto facciamo comprendere l'azienda che può avere al suo interno e che non sta sfruttando, perché poi è una povertà, come tu giustamente dicevi, del lavoratore, ma è una povertà anche dell'azienda che ha una persona magari sottomandata semplicemente perché la gestisce, che magari poi scoperta nei suoi talenti diventa una figura che crea fatturato, che poi quello è il motivo per cui io cerco una persona con capacità. E ne riconosciamo anche a livello pubblico, abbiamo creato un label proprio perché dia all'azienda un riconoscimento di azienda di Gexa Friendly che possa mettere nel suo bilancio sociale, nella sua responsabilità di impresa. L'abbiamo già fatto con aziende molto importanti come Intesa San Paolo. Stiamo lavorando anche sulla piccola media impresa, come giustamente si diceva prima, proprio per fare in maniera sartoriale un progetto che possa essere funzionare anche nelle piccole realtà, soprattutto quando trovi piccole realtà che hanno il vantaggio di essere snelle, se hanno anche l'intelligenza di capire, la capacità intelligente che una persona può avere nel suo ambito. Quindi noi facciamo questo progetto, che peraltro mi piace che venga descritto anche nell'ambito europeo, perché è un progetto che abbiamo pensato come Italia, e su questo siamo all'avanguardia, insieme alle altre associazioni europee che fanno capo all'EDA, che è l'European Dyslexia Association, con cui abbiamo vinto un bando europeo, e stiamo facendo un'analisi che concluderà il 1º di ottobre, completa della situazione della dislessia nell'ambito del lavoro europeo completo, proprio per poter agire a livello continentale. Visto che noi ragioniamo soprattutto orientale nella nostra Europa, e credo che questo sia il passo che ci porterà a creare innanzitutto la normalità, perché noi quello che ci interessa è nell'ambito lavorativo, che il dislessico sia come colui che porta gli occhiali, che nessuno entra in azienda e vede una persona con gli occhi, si preoccupa di quanti diottrie ha, perché sa che la questione è gestita in autonomia e in serenità. E quindi la persona continua il suo percorso di lavoro in autonomia e serenità, senza creare problematiche né a lui né al suo datore di lavoro. Mentre tu parlavi, io ho mandato le slide e poi ci saranno anche le nostre mail per, insomma, completare la tua descrizione. Auguri per questo lavoro. Io mi auguro che chi ci segue potrà, comunque ricevere spunto e contattarvi perché è un progetto assolutamente fondamentale. Siamo in chiusura, sempre Elio e poi Gianmarco. Elio, torniamo all'immagine che abbiamo visto all'inizio, però c'è una soluzione, c'è un carattere che favorisce la leggibilità. Diffondiamolo, parliamone un attimo. Spiegaci un po' questo piccolo segreto che ci può aiutare a tutti quanti, non solo a chi ha una DSA. Ma guarda, io prima abbiamo parlato, io e te, adesso ne parleremo di un esempio, peraltro un'azienda di Torino, quindi mi fa piacere parlarne, ma più che loro hanno scelto di mettere il loro carattere per i privati gratuitamente, sociale. Si chiama Easy Reading Font. Esistono anche altre realtà, Bianconero, ad esempio, nell'ambito italiano. Io mi piace parlare di questi tipi di acquisti proprio perché credo che superino la logica dell'accomodamento, perché sono caratteri, ad esempio, che non sono solo facili da installare e utilizzare, ma sono caratteri che, come sono strutturati, perché tu li guardi, non sono caratteri speciali, cioè che mostrano palesemente davanti agli altri che stai usando qualcosa che gli altri non utilizzerebbero mai e quindi utilizzano. Ma sono normali che però hanno caratteristiche tecniche al loro interno, permettono di migliorare la lettura a chiunque, compreso chi non ha molta, ma magari ha semplicemente bisogno di leggere tanto e leggere in efficienza. E questo cosa crea? Crea soprattutto nell'ambito del lavoratore che utilizza uno di questi caratteri, quando pensa di utilizzare, per esempio, personalmente uso molto più la sintesi vocale. Ci sono altre persone che preferiscono leggere molto più che ascoltare la sintesi vocale. Questa è un'altra cosa importante, avere la possibilità di scegliere il proprio strumento, non fare la soluzione che non esiste, crea frustrazione quando viene imposta come tale, quando in realtà non è.
Questo permette, ad esempio, come il carattere, di leggere meglio tutti perché ha spaziature strutturate, gestisce le grazie in maniera che differenzi il carattere rispetto agli altri, non appesantisce l'immagine. Vi faccio un esempio: uno per molti dislessici, il New Roman Times è molto, perché è molto pieno di grazie. Le grazie sono quei segni grafici che servono proprio a abbellire l'estetica. Che però poi non migliorano la lettura nella gestione del carattere stesso. L'eliminazione di queste grazie in maniera distintiva migliora la condizione della persona. È un accomodamento che non viene neanche un accomodamento per tutti, quindi non è sicuramente molto ragionevole, ma diventa neanche un accomodamento, ma diventa un creatore di normale per gli altri. Per farvi un esempio parallelo. Una nota azienda che noi tutti usiamo spesse volte per ricevere i pacchi a casa, ha realizzato un progetto, un programma, un progetto di abbonamento per l'ascolto degli audiolibri. Quel progetto lì non è nato per supportare le persone con una diversità, è nato perché il mercato richiedeva la possibilità di poter leggere un libro con le orecchie quando nella nostra vita frenetica di tutti i giorni. Quello strumento lì non è vissuto quindi come uno strumento speciale, quindi quando una persona che ha una difficoltà di lettura compra un audiolibro, smette di essere inquadrato in quella scatola che lo vede una figura diversa dagli altri e lo mette in timidezza, lo mette in difficoltà. E anzi, magari, come succede spesse volte nei ragazzini a scuola, quello che questi strumenti li sa usare meglio degli altri e sa dire agli amici, guarda che c'è questa in maniera più intelligente e la stessa vale nell'ambito lavorativo. Come vi dicevo prima, mi capita spesse volte di avere colleghi che mi chiedono: ma quello strumento me lo fai usare a me? Lo devo fare perché lo vedono utile, lo vedono funzionale. È molto bella questa storia. Vorrei dirla io la conclusione, ma non devo, non posso, di questa visione diversa di inclusione che questo fonte ci ispira. Gianmarco, la lascio a te la chiusura perché siamo atterrati in un punto molto bello in cui abbiamo una prospettiva diversa. Qual è il collegamento tra questo fonte e l'inclusione? Bello, bello questo ponte che si è creato. È l'attenzione a tutti e a ciascuno. Questo è il vero collegamento. Il vero collegamento è che quello che può servire perché ciascuno, e sottolineo ciascuno, possa essere messo nelle condizioni migliori di esprimere le sue capacità, le sue potenzialità, è qualcosa che serve a tutti. E qua mi collego al discorso di inclusione più generale, perché partendo dalle visioni dai livelli più alti, cos'è il lavoro, che è uno dei più importanti modi, non l'unico, ma è uno dei più importanti modi in cui una persona si realizza e si riconosce come individuo e nella società, ed è un diritto per ciascuno. Per ogni persona e viene sancito nei grandi documenti che il nostro mondo ha prodotto, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità, dove il concetto di non discriminazione è fondamentale, fondante, la condizione della persona non deve ledere il fatto che possa lavorare. Certamente bisogna accompagnarla al meglio, quello sì, è necessaria una certa attenzione, sì. Ma all'interno di un bisogno comune, il bisogno comune è il lavoro, non è specifico, è di tutti. E questo è importante, e non per altro, non per ultimo, pensiamo, parlando ancora di altri sistemi, il primo articolo della nostra Costituzione, noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Già questo basterebbe a dire quanto è importante, il discorso. Scendendo un attimino più in pratica e chiudo. Un dipendente è comunque un investimento. Parliamoci chiaro. Per un'azienda un dipendente è un investimento. E un investimento deve essere valorizzato al meglio, non al massimo, al meglio, che sono due cose diverse. L'attenzione a ciascuno serve a fare in modo che tutti possano essere in grado di esprimersi, di dare il proprio contributo all'azienda, cosa che
tra l'altro, crea un ambiente, appunto, come dicevamo prima, inclusivo, un ambiente i cui indicatori in stato di stato di salute dell'azienda, i cosiddetti health index, che toccano come singoli indicatori tutti gli aspetti che un processo corretto inclusivo va a migliorare, sono in diretta correlazione da studi effettuati dalle più prestigiose aziende di consulting con il margine operativo lordo di un'azienda. Fosse solo questo, un punto da approfondire, servirebbe per orientare all'attenzione verso un processo inclusivo a 360 gradi le aziende. Ovviamente, fatto salvo quello che mi hai detto prima, la dignità dell'uomo è superiore ad ogni altro esempio. Io credo che questo passaggio dal massimo al meglio sia una chiave di lettura che ci può veramente illuminare un nuovo modo di vedere all'inclusione. Io sono molto appagato da questo workshop. Mi sono arrivate delle domande a cui abbiamo un po' già risposto, però siamo già in chiusura. Ovviamente abbiamo gli indirizzi in evidenza, quindi il dialogo continua. Siamo tutti a disposizione per continuare tutto quello che di bello può succedere dopo e tornerei da Carla ed Elisa che ringrazio tantissimo di nuovo per lo spazio che ci hanno concesso. Grazie, e non so se mi sentite bene? Perché mi hanno Sì, arriva detto la che prima voce. non si sentiva. Arriva benissimo. Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare i nostri speaker, Daniele, Elio e Gianmarco, siete stati veramente estremamente illuminanti e interessanti. Mi piace dire alcune frasi che ho notato. L'ultima di Gianmarco, attenzione a tutti e a ciascuno. Credo che sia forse un tema centrale. Si tende spesso a cercare delle ricette quando si parla di gestione della diversità ed è una contraddizione in termini, proprio perché la diversità richiede probabilmente soluzioni diverse a seconda delle situazioni che ci si trova a gestire. Per capire la diversità bisogna avere empatia, avvicinarsi e avere voglia di comprendere. Ed è quello che attraverso questo ciclo, la nostra partecipazione a questi eventi, stiamo cercando di portare avanti. Avvicinarsi a ciò che è diverso per capirlo e capire come integrare anche tutta questa diversità meglio all'interno delle nostre realtà. Quindi vi ringrazio veramente perché porto a casa tante cose che ho imparato anche per migliorare ancora il nostro contesto organizzativo. Passo la parola ad Elisa. Un aspetto importante che mi piace sottolineare in chiusura sempre che la diversità richiede l'endorsement del vertice dell'azienda è verissimo, ma è altrettanto vero che richiede il coinvolgimento di tutte le persone perché ci possa essere una vera inclusione. In questo senso, questo livello di attenzione che si può avere nei confronti dell'altro deve essere diffuso a tutti i livelli. Elisa, a te le ultime parole. Grazie Carla, anch'io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio tantissimo i nostri relatori, ma li ringrazio in particolare perché dal mio punto di vista sono stati veramente ispiranti, perché da quest'ora che abbiamo trascorso insieme abbiamo capito come bastino veramente dei piccoli accorgimenti, per cambiare e migliorare la vita delle persone. Ma la cosa che più mi ha colpito, ma mi aveva già colpito prima quando preparavamo questa sessione, è che questi piccoli accorgimenti che noi pensiamo siano dedicati alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento in questo caso, ma con disabilità in generale, servono a migliorare la vita lavorativa di queste persone, in realtà ci possiamo rendere conto che servono a tutti noi, che migliorano la vita di tutti noi e di qualsiasi persona. E questo è particolare, no? Perché noi tendiamo sempre a guardare gli altri come diversi. E proprio per questo è importante capire che gli altri siamo noi, non, noi non, siamo parte di una comunità e tutti possiamo fare la differenza, come diceva prima Gianmarco, perché l'azienda non è solo il management, l'ufficio risorse umane di cui Carla fa parte o i comitati diversity and inclusion, ma l'azienda siamo tutti noi e quindi ogni giorno noi con questi
questi piccoli accorgimenti possiamo migliorare la vita dei colleghi, ma anche la nostra. Quindi grazie per averci seguito, io mi porto a casa questo e spero che anche per voi sia stato piacevole come per me. Arrivederci, alla prossima. A presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie ancora.